Loro sembravano, non dico posseduti, però sembravano in certe situazioni dei supereroi, nel senso che sono stati molto bravi a essere pazienti, a giocare col nostro muro, hanno difeso e coperto molto. Molto merito a loro, noi abbiamo qualcosina da recriminare, ma abbiamo già fatto il punto della situazione, per Verona alcuni errori non si ripeteranno. Si sperava in questo quarto posto, nulla è perduto, però già da sabato c'è da ingranare di nuovo la quinta e ripartire di slancio contro Verona. Che squadra, che Tonnocalli vedremo e che Verona ti aspetta. Sì, il quarto posto, ok, quello non ci ha messo ovviamente una pietra sopra perché le speranze sono tante, le possibilità ancora di più. Una Vibo la troveremo più cattiva, più cinica, più paziente e ci siamo appunto appena detti ieri che l'impegno non è più abbastanza, anche perché quello lì è sempre stato tanto e sempre al massimo. Serviranno la precisione ai particolari, mentre per quanto riguarda Verona, una squadra ringalluzzita dal tie-break con Macerata, si farà risentire il rientro di Meoni, quindi insomma ci sarà da lavorare tanto e bene, quindi insomma la voglia di rifarsi è tanta. Ci vorrà quindi un palazzetto pieno, un appello ai tifosi. Ma poi i tifosi venite perché in questo campo qua, lo dico da tutti gli anni che sono venuto qua da avversario, è sempre duro da espugnare e già quando abbiamo giocato queste partite in casa la porta si fa sentire e come.